Eccoci di nuovo con i nostri argomenti. Questa volta è uno un po' specifico, un po' particolare che avrete letto magari o sentito, visto sui giornali. Vorrei entrare nel merito. Allora, parliamo di un linfoma anaplastico a larghe cellule che viene associato alle protesi, non solo alle protesi mammarie, è stato visto anche in altre protesi. Ovviamente la mammella è più studiata per il tumore alla mammella nella donna, eccetera, per cui è stato indagato molto più approfonditamente. Prima di parlarvi, di tutto quello che è, cosa concerne, cosa è successo, andiamo sul pratico. Come compare? Come si vede? Cosa succede? Cosa devo fare? Sono allarmata. Allora, il concetto è semplice. Non dovete andare in allarme e per cui spaventarvi assolutamente se avete delle protesi di tipo testurizzato. Allergan, Mentor, Nagor, Polytec, assolutamente, li mettiamo da anni. Faccio una piccola parentesi: sapete che ho fatto il direttore, l'ex primario per 20 anni dell'Istituto Nazionale dei Tumori. Ho sempre usato protesi testurizzate, sempre della stessa marca, Allergan. Le utilizzo in privato, sia in ricostruttiva che in estetica, sempre le stesse da più di 30 anni. Io non ho mai visto un caso di questo. Questo però non vuol dire che è un dato statistico, vorrei specificarlo perché la statistica è diversa, dobbiamo conoscere il numeratore e il denominatore. Io so quante ne ho messe, so che sono sempre quelle, so che non ho un caso, ma questo non vuol dire che allora non deve succedere. Questo è molto importante, vedete, sono molto onesto. Però quello che è importante è dirvi: non preoccupatevi. Come si manifesta? Si manifesta con un sieroma. Cosa vuol dire sieroma? Si forma del liquido intorno alla protesi, ma tanto, non come generalmente c'è, che ci sono pochi cc, 10 cc, che possono esserci a seconda del momento che stimolo l'impianto, come in tutti gli altri impianti, anche quelli d'anca ad esempio, per cui se si forma questo siero che diventa il doppio dell'altra mammella, cioè è doppio, allora lì cosa fare? Si va dal chirurgo, lui fa un prelievo di tutto questo liquido, lo fa esaminare al citologo e il citologo gli dice non c'è niente, è solo infiammazione, oppure dice guarda, ho visto queste cellule, c'è un sospetto. Che fare? È sufficiente rimuovere quello, rimuovere la capsula e decide poi lei con il suo chirurgo se rimettere un'altra protesi o no. Per cui è una malattia indolente che ci mette tanto a manifestarsi, che se presa. E basta fare questa indagine, fare un'ecografia ogni 2 anni è sufficiente, appena lei vede qualcosa va dal suo chirurgo e non corre nessun rischio. Questo mi sembra un messaggio molto importante. Poi ci sono state quelle che l'hanno avuto? Sì, hanno fatto qualcosa? Sì, perché sono quelle ancora vecchie che non sapevamo ancora com'era, perché il primo warning è stato nel 2005, ma molto vago, io ne ho parlato di studio, abbiamo fatto una riunione con chi si occupa di linfomi, poi c'è stato un secondo warning nel 2011, ma anche questo molto vago, che parlava di protesi in generale, dal 2014 sappiamo un po' di più e infatti l'ho messo nel consenso informato, tutte le donne lo possono leggere, qual è il rischio, c'è il sito del Ministero della Sanità italiana per andare a vedere cosa dice, vi invito di andare, e c'è il sito dell'FDA per chi conosce l'inglese può andare a vedere che cosa dice l'FDA. Per cui siete informate benissimo. Adesso che lo sappiamo, è chiaro che il rischio è zero se si fanno le cose bene. Come tutte le protesi che abbiamo nel corpo, dai denti al cuore, all'anca, che sono state messe e che vengono controllate anche le protesi mammarie, che sono messe per estetica, vanno controllate. Perché quelle ricostruttiva sono sicuramente più controllate che per fare i controlli per il tumore alla mammella. Ma quella di estetica a volte non si sa perché si pensa che non abbiano più bisogno di nessuna, tra virgolette, dico, manutenzione, cioè devono essere controllate perché sono protesi dentro un corpo umano, ma per la vostra sicurezza soprattutto. Questa è la realtà. Per cui non allarmatevi, fate quello che vi ho detto ed è la cosa più semplice per evitare qualsiasi problema. Poi possiamo andare in profondità, cosa è successo? La NSM francese ritiene che le testurizzate, poi chissà perché quelle di Allergan, forse perché Allergan ha il 70% del mercato, può essere, e in Europa vendiamo l'85% di protesi anatomiche testurizzate, perché noi pensiamo che diano un risultato migliore, questa è la realtà. E allora la NSM ha chiesto ad Allergan di motivare perché o di far vedere i dati, ma anche qui o loro hanno dati che non hanno mai pubblicato, ma nessuno li conosce, e per cui ha posto questo divieto ad Allergan. Ovviamente Allergan ha tentato di dare una documentazione
e anche il mercato comune, la cosiddetta CE, marchio CE, gli ha chiesto una documentazione che non è arrivata entro la data specifica e per cui è caduto il marchio CE. Il marchio CE deve essere rinnovato a seconda del tipo di impianto protesico ogni 2, ogni 3, ogni 4, ogni 5 anni. Le protesi lo richiedono 5 anni. Tant'è vero che non essendo riuscito a ultimare la raccolta dei dati necessari, sarà ripresentato ai primi di febbraio e si pensa che rioterrà il marchio CE. A fronte di questo, diciamo, problema amministrativo, se voi andate sul sito del Ministero della Sanità Italiana, ha ritirato le protesi per questo motivo, perché non c'era più il marchio CE, e non per altri motivi. Andate sul Ministero, così vi tranquillizzate anche voi. Questa è la realtà. Il video diventerebbe troppo lungo, magari ne facciamo un altro dove entriamo un po' più nei dettagli di quelli che sono dati, numeri, statistici, e se volete ve lo ascoltate, se no credo che sia sufficiente questo. A presto!